abbiamo adesso una si nostra capire. vecchia conoscenza e non so perché quando sei salito sul palco il mio cervello è iniziato a elaborare una serie di domande a scomito solo tu ma ormai non è più questo il momento no, no, per farti valere no, quelli... sono tutti quanti <ride> là adesso posso... domani saranno trattati <ride> adeguatamente <ride> Davide Speranza e mettiamo la... la slide E in questo caso dobbiamo trattarla come new entry perché ovviamente tecnicamente diciamo, sì insomma, Oltre all'implementazione, evolvere ed innovare con Odoo. Buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie Andrea per aver organizzato insieme a tutti questo evento che ho visto crescere. La prima volta sono venuto, eh, era già avanti col tempo, era agli Odoo Days di Firenze. Eh, la prima volta che Odoo partecipava a un evento della community ne parlavamo prima, è, stato, è bello ripensarci e su una nota personale non era scontato per me essere qui oggi sono contento di tornare a solcare questi palchi di poter condividere con voi uh, delle riflessioni che ho fatto perché c'è stato un momento in cui dec stavo decidendo cosa fare cosa c'era poi in serbo per me e, e ho fatto delle riflessioni perché volevo cercare di capire come portare ancora valore aggiunto all'interno di questo ambiente come provare a uh, risolvere delle delle questioni magari diciamo irrisolte o comunque come migliorare determinati aspetti di Odoo. Il talk si chiama appunto Oltre l'implementazione perché tante volte dobbiamo rincorrere i clienti che chiaramente ci permettono di, di portare avanti le nostre aziende. E con questa rincorsa a volte ci dimentichiamo oppure mettiamo un po' da parte alcune cose che però sono molto importanti, che è poi la benzina vera che possiamo mettere all'interno delle nostre aziende per innovare ed evolvere. Il talk di oggi: io sono Davide, innanzitutto, e ho lavorato cinque anni in Odoo sia con tanti di voi, facendo la call manager, e poi invece lato direct, quindi un po' più a stretto contatto con il prodotto. E il talk di oggi parte da una revisitazione storica, se vogliamo, delle, delle trasformazioni di Odoo, una, eh, una rilettura di queste trasformazioni per vederle un po' come evoluzioni e poi eh, vedere le sfide trasversali di oggi, le opportunità che il mercato ci offre. Quindi, eh, quali sono le trasformazioni di Odoo? Eh, le conoscete tutti quanti molto bene, però cercherò di essere rapido su questa parte qui. La prima grande trasformazione è quando OpenERP diventa Odoo, uh, quindi introduce un, uh, diciamo un layer di applicazioni enterprise che non sono più quindi libere, che uh, non sono più accessibili se non tramite l'acquisto di una licenza. Quindi se vogliamo ha, ha chiuso un po' un pezzettino di Odoo e l'ha reso disponibile soltanto in open OpenCore. Um, poi è arrivato il cloud, quindi Odoo anche lì è andato a prendere un pezzettino di attività che tendenzialmente erano riservate ai system integrator, per, eh, appunto, per proporre delle soluzioni anche qui proprietarie, se vogliamo. E poi l'ultima grande novità, il tanto agognato ufficio di Milano. Eh, Odo scende in campo e c'è un nuovo. c'era già, ma c'è un player un po' più forte in città, se vogliamo vederla in questo senso qua. Tutte, questi, tutte queste trasformazioni hanno una cosa in comune. Sono dei cambiamenti, dei cambiamenti forti, ed è un po' appunto nella, nella natura umana, quella di resistere un po' al cambiamento, di avere paura di qualcosa che non conosciamo bene ed è perfettamente normale. Però ehm, tra quando un cambiamento avviene, al momento in cui lo accettiamo, c'è un gap e questo gap si chiama opportunità, perché se io sono in grado di comprendere prima una cosa che è cambiata e come sfruttarla rispetto agli altri, ho un vantaggio competitivo. Un vantaggio competitivo che non è che perdo quando anche gli altri l'accettano, che mi porterò avanti per tutta la vita perché ho capito prima come funziona qualcosa, perché sono più avanti rispetto agli altri. Quindi è fondamentale um, cercare di comprendere come accettare prima determinate cose. E quindi voglio riproporvi la slide di prima, questa volta le ho chiamate le evoluzioni di Odoo, perché um, voglio vederle sotto un altro punto di vista. È vero che Odoo ha chiuso un pezzettino di codice, quindi rendendolo disponibile soltanto su Enterprise, però anche è anche vero che si è garantita la sopravvivenza, perché di fatto è così, ed ha aperto delle opportunità nuove, un mercato che magari prima c'era un po' precluso. Quindi ha dato la possibilità di espandere quello che era poi la possibilità di proporre anche il software. Ed è vero che. Con l'avvento del cloud si è preso un pezzettino di attività sistemistiche, se vogliamo, o comunque lo propone in più. Però um, il software è diventato disponibile alle masse, quindi è potuto, uh, ha potuto avere l'esplosione che ha avuto e ha semplificato magari tante volte le attività uh, in, in ambito di, di, di implementazione con la, con la gestione di, di O2SH. Ricordo che Prima dell'avvento di O2SH, io ero lì proprio nel periodo di, di transizione, c'erano delle voci di installazione Odoo, che però poi anche dopo con O2SH sono rimaste. Quindi comunque è stato un grosso vantaggio per chi lo utilizzava. E infine Odo apre a Milano, quindi sì, c'è un nuovo player in città, parlando con alcuni di voi prima che l'ufficio venisse aperto, durante, e dopo, si diceva ah, Odoo prenderà dei clienti. Um, che è vero. Odoo prenderà dei clienti sicuramente, sono clienti che però sono fuori target e contemporaneamente Odoo aumenterà gli investimenti, ehm, investirà in comunicazione, in marketing, in visibilità, farà collaborazioni con le università, quindi sicuramente anche qui eh, ci sono gli aspetti positivi e negativi. Quindi non, non sono qui a, a dire giusto o sbagliato, sto semplicemente dicendo che i cambiamenti sono difficili da accettare, ma quando li accettiamo poi... Ci sono delle cose positive che vengono fuori da essi. Quindi, l'obiettivo è quello di cercare di non vedere necessariamente le evoluzioni come delle cose negative, ma di vederle come positive e cercare di capire come sfruttarle al meglio. Specie in un, in un momento come questo, che presenta grandi sfide, perché tutte queste evoluzioni hanno portato livelli di complessità sempre più forti ed hanno portato nuove sfide. Quindi, le sfide che ho analizzato, a cui ho riflettuto in questo periodo e che spero possano, eh, possano anche in voi insomma, eh, generare qualcosa, poi anche una discussione, eh, sono trasversali perché tutti quanti in azienda hanno una responsabilità. Non è soltanto chi dirige un'azienda che deve in un qualche modo dare la direzione, ma anche... Uh, tutti quanti i livelli hanno necessità di comprendere come è cambiato Odoo e come cambierà poi. Quindi ho cercato di riassumerle in tre categorie. La prima, essendo io commerciale, sono le sfide commerciali, se vogliamo. Il commerciale, che è spesso è un po' sottovalutato, secondo me, perché comunque è il primo scudo dell'azienda. Il commerciale, tante volte può definire o la fortuna o la sfortuna di un'azienda, a seconda di quello che fa entrare poi per il reparto tecnico per preparare una demo. Ci sono troppe demo e poche conversioni. Quindi è fondamentale capire anche qui quello che si può fare. Qui l'evoluzione è che i clienti che arrivano sono sempre più informati. Una volta dovevamo spiegare Odoo è un sistema open source, è un sistema modulare, Uh, si aggiorna ogni anno, c'è una nuova versione ogni anno <ride> e adesso i clienti arrivano, sanno tutto questo, sanno che la contabilità uh, è stata sviluppata, una contabilità completa è stata sviluppata dai partner, sanno che è sulle versioni pari, quindi arrivano con un set di informazioni molto più ampio di prima e questo porta a una complessità di conversione perché il cliente non si aspetta soltanto qualche piccola modifica, non si aspetta ha delle aspettative molto alte. Una volta, non voglio semplificare per carità, ma già una volta riuscendo a fare qualche vista diversa e modificando qualche report, si riusciva a portare a casa dei clienti anche con insomma, dei progetti importanti. Adesso il cliente ha bisogno di specializzazioni, ha bisogno di competenze molto elevate sul settore in cui lavora. Quindi il commerciale è quello che ha un po' la responsabilità secondo me l'ha sempre avuta ma l'avrà sempre di più, di filtrare un po' i clienti che entrano in azienda e cercare anche di puntare su clienti di un determinato tipo, uh, su un determinato settore, su cui ha sviluppato lui stesso magari delle competenze. Quindi questo qui deve essere un obiettivo aziendale, chiaramente, e il commerciale deve seguire questa strada per non far sì che l'azienda vada un po' fuori rotta. Il, se, la seconda area è quella tecnica, dentro all'area tecnica metto un po' di tutto, uh, metto i tecnici, eh, sviluppatori, i funzionali, eh, i project manager, tutti coloro che hanno delle competenze abbastanza specifiche. E qui è che l'evoluzione è stata che i progetti che vengono gestiti sono molto più, uh, molto più ricchi, molto più complessi, perché con la crescita di, di Odoo e con la sua notorietà tra virgolette, stanno arrivando clienti molto più grandi che chiedono appunto soluzioni sempre più verticalizzate. E questo può causare una perdita di direzione tante volte, lato tecnico, perché uno sviluppatore, un funzionale devono passare da un settore ad un altro, da un tipo di cliente ad un altro. Eh, ne parlavo prima con tanti di voi, eh, i clienti che entrano sono dai settori più disparati, insomma bene o male si cerca, di, uh, si cerca di aiutare un po' tutti, però questo causa appunto perdita di direzione e non si riesce a gestire proattivamente i progetti. Tante volte ho sentito oggi una richiesta del cliente e giustamente sono i clienti che ci permettono di portare avanti l'azienda, ma uh, è giusto anche cominciare a pensarla in un altro modo, cominciare a pensare di gestire proattivamente i progetti. Ho sviluppato qualcosa, è fatto bene, L'ho fatto pensando a tutti quanti i miei clienti e quindi poi riuscirò a distribuire quello che ho fatto su n installazioni, quindi andando a lavorare sulla marginalità dell'azienda e andando a lavorare anche sull'efficienza dell'azienda. Quindi anche qui una, un ruolo molto importante che per certi aspetti va un po', potrebbe essere rivisto. Ecco. E poi l'ultima area, che forse è un po' la somma delle, delle due. È quella strategica. Quindi l'aumento della domanda ha portato già di per sé una complessità importante. Perché non c'è un uh, un'uguale crescita della, uh, delle, delle risorse che lavorano su Odoo. Questa è una delle, delle problematiche più grandi, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, insomma. Uh, anche Fabien sta crescendo abbastanza veloce quanto vorrebbe. E qui la sfida. Uh, appunto, rappresentata da queste implementazioni più costose, in cui a volte anche delle risorse molto uh, junior devono lavorare su dei progetti molto complessi che alla fine il progetto lo portano a casa perché lo portano a casa. Però perché bisogna continuare ad arrancare a portare a casa dei progetti quando possiamo portare a casa delle storie di successo con delle linee guida un po' più definite? Quindi um, Tante volte quando ci, dobbiamo, ci ritroviamo ad affrontare dei progetti per i quali non, magari non abbiamo necessariamente le competenze, perché dover reinventare la ruota quando anche qui oggi ho sentito dei talk magnifici, delle persone di una competenza incredibile, perché non acquistare queste competenze? Perché non cercare di sfruttare quello che c'è già invece di dover rincorrere costantemente qualcosa? Magari qualcuno di voi si ritroverà in quello che dico, qualcuno di voi magari no, eh, o magari tutte queste cose sono cose che sono già state fatte, altri magari pensano che sono uscito da, dal paese delle meraviglie, che mi immagino una realtà che non può essere eh, attuata perché i clienti sono diversi, perché il mercato chiede altre cose. Io però in questa realtà ci credo molto, e perché è una realtà nuova. Tanti di voi sono sud dalla versione 6 e allora avete fatto uno sforzo incredibile secondo me. Avete creduto in una piattaforma sulla quale non c'era tanto da credere. Cioè, era promettente ma non c'era documentazione. La, la piattaforma era quello che era. Uh, bisognava spiegare da zero ogni volta che cosa ero duce. Cioè, quello è stato lo sforzo più grande secondo me che avete dovuto fare. Poi per strada però... Appunto, il cliente l'ha fa fatta un po' da padrona, si rincorre sempre e secondo me questo ha portato, appunto, un po' in alcuni casi a perdere quello che è la direzione che si vuole intraprendere, e, e ci ha fatto perdere un po', sempre in alcuni casi, lo spirito innovatore di Odoo. Perché secondo me Odoo non è soltanto uno strumento per gestire un'azienda, Odoo è un metodo, Odoo semplifica, ma la complessità che abbiamo. È molto più elevata di quella che potremmo avere, sfruttando Du non soltanto appunto come strumento, ma come metodologia. L'italianità è una cosa bellissima, io a Bruxelles ve lo posso garantire. E in ambito software, però, quando ognuno vuole le proprie cose diverse, chiaramente un po' cozza. Quindi è importante riuscire a creare dei propri standard, grazie alle specializzazioni che abbiamo, o in casa o a livello di community e offrire queste, um, questi nuovi standard ai nostri clienti. Quando ho lavorato con Odoo Direct, Hermes, <ride> Hermes mi sta guardando, lo può confermare, noi non vendevamo lo standard di Odoo, perché non era, non era semplicemente vendibile. Abbiamo dovuto costruire delle formule, dei, dei modi di dire, delle, delle cose che raccontavamo ai clienti per farli stare tranquilli, che quello che cercavano ce l'abbiamo, ce o comunque era possibile farlo. Quindi come abbiamo creato degli standard, anche qui si possono creare degli standard e non penso sia difficile grazie alla community, perché questa community, io l'ho detto la prima volta che ho conosciuto alcuni di voi nel 2019, è la community più bella di tutte, molto uniti, si... La prima sera abbiamo fatto molto conviviale tutti quanti insieme quando gli altri partner degli altri stati magari si vedevano molto più come competitor che come eh, facenti parte dello stesso, eh, della, stessa, della stessa barca, della stessa entità. È fondamentale però ricordarsi che, e l'ha citato Andrea questa mattina, fa parte del gioco di prendere, magari cambiare qualcosa e poi non necessariamente ricontribuire, però è fondamentale ad un certo punto capire che bisogna uniformare per unire gli, gli sforzi che mettiamo in quello che si fa tutti i giorni e quindi per prendere una strada comune. Vedo spesso tante iniziative di magari un'azienda un che ha il cliente anche che gli sponsorizza un po' la migrazione della contabilità alla versione 17, adesso ne dico una così, però sono iniziative solo che non fanno bene a nessuno. Non fanno bene a quell'azienda, perché dopo un anno si schianta contro un muro. Non fanno bene alla community, perché togliamo risorse che potrebbero essere messe in un lavoro comune. E quindi è fondamentale capire di uniformare e condividere soprattutto. Oggi ho visto tantissime bei, belle presentazioni dei moduli, delle funzionalità che sono state presentate. E sarebbe bello vederle condivise, appunto, in un modo o in un altro. C'è chi ci ha lavorato tantissimo e non vuole necessariamente metterla, mettere un modulo, una funzionalità in, uh, disponibile su Oca? Va bene, almeno che si venda. Eh, quando lavoravo come account manager ho visto tante iniziative, tantissime belle cose che poi non venivano proposte perché altrimenti poi, citazione, mi rubano il codice. Certo, è una possibilità però preferisco metterlo anche a disposizione, vendere qualcosa anche dieci volte, poi mi rubano il codice una volta, piuttosto che fare un modulo, metterlo lì in cantina e non fargli più vedere la luce del sole. Quindi è importante condividere, creare questo clima di fiducia, specie in questo ambiente qui, e quindi insieme sfruttare le competenze di tutti quanti. E... Ho parlato di questo talk... Internamente in, in Performa e Nicola mi fa: Sai Davide, potresti chiudere il talk con un qualcosa che tu non capirai affatto, ma sono sicuro che in sala lo capiranno. Non so se questo <ride> vi dice qualcosa, però. Era un, un, un modo in cui era il pre-PI di Odoo. Praticamente, ve lo dico in modo estremamente non tecnico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo visto come O2 è evoluto e non si fermerà di certo adesso, nel senso andrà sempre più veloce, specie con l'ufficio di Milano adesso contiamo veramente di, di vedere molto di più. E con tutte queste evoluzioni e cambiamenti è necessario anche modificare un po' il modo in cui ci approcciamo al software, ci approcciamo ai nostri clienti, essere propositivi e, uh, e di conseguenza riuscire a trascinare invece di essere trascinati, perché il tempo è una risorsa che purtroppo tanti di noi non hanno. Ah, scusami, non ti ho risposto alla mail perché non avevo tempo, perché l'ho detto anch'io tante volte, ma questo è un talk anche per me, di fatto, è una riflessione mia. E quindi, niente, questo era il messaggio, quello che volevo trasmettere, cercare di puntare quindi su verticalità, specializzazione, eh, condivisione e uniformità, perché... Abbiamo visto da dove è nato Du, vogliamo tutti quanti vedere dove va e vogliamo farlo nel modo migliore possibile. Grazie mille. Grazie, grazie Davide. E mi fa piacere sentire le parole che poi chiaramente vanno nella direzione dello spirito dell'associazione. Certo. E tra l'altro, se avessimo avuto tutti quanti paura di che qualcuno ci rubi il codice, ci rubasse il codice, non saremmo qui oggi. Cioè, noi a questo punto ci meritiamo tutti un applauso perché negli anni abbiamo contribuito senza paura e anche il modello commerciale è più che giusto. Noi ci conosciamo tutti, molti di noi collaborano tra loro, cioè spesso e volentieri ci troviamo di fronte a situazioni dove è inutile che io mi vada a reinventare la ruota del carro quando so che posso contattare il collega e magari fare business insieme. Certo. Poi di questo parliamo. Anche perché le competenze ci sono e sono, sono anche elevate, quindi è giusto sfruttare. Il tempo ha un valore <ride> e quindi evitare di sprecare, sprecare tempo è chiaramente diciamo, l'argomento prioritario della nostra quotidianità, soprattutto nei tempi moderni, dove si va veloce, si corre e spesso e volentieri no? non, si corre non ci fermiamo nemmeno per noi stessi. Abbiamo qualche domanda per, uh, per Davide? Abbiamo schienato tu. O gli hai spianato, oppure che siamo arrivati, che siamo un po' cotti... Eh, fine giornata, effettivamente... Presidente. Eh... No, vabbè, ma voi vi dovete separare, non potete continuare a stare così. Ma perché tu non c'eri nell'epoca del CRU di Context? Fino alla versione 8. esatto, questo me l'avevano detto. Esatto. Eh sì. No, eh, io se posso... Posso dire qualcosa che certo. condivido pienamente, e ti ringrazio del tuo talk perché lo, lo, lo vivo in prima persona come un senso reale della, della nostra, del nostro spirito. Mi fa molto piacere, innanzitutto, anche perché è un talk che è per tutti, è per noi, non so se per te, ma per noi ha colpito pieno, pienamente nel segno, e colgo l'occasione anche per. Ehm, per contribuire ulteriormente, ci è capitato spesso anche prima, parlavamo con Marco con Calcagni, il modulo famoso per la chiusura annuale, per la chiusura del magazzino. Cosa ne facciamo? Eh, noi l'abbiamo pubblicato, è nostro, è un'idea che, che in Italia serve assolutamente la chiusura annuale del magazzino con la rivalutazione, è tutto un macello. Eh, era necessario, io l'ho fatto per la o 12, 11, non mi ricordo, poi l'abbiamo condiviso. C'è la, la necessità in Italia di sviluppo di moduli personalizzati, perché abbiamo questa esigenza, c'è. Quindi incentivare anche con delle, dei prototipi, se vogliamo, con delle idee funzionanti, è fondamentale perché è, è inutile inventarci la ruota, ma questa apertura è, ci deve essere. Mh tassativamente, che... e... ma anche una semplice bozza di un, un progetto che magari può essere uno spunto utile per poi avere un ulteriore contributo da parte di qualcun altro. Sì, ehm, mi è piaciuto molto questo intervento. Eh, un suggerimento, dico, se noi facessimo che l'incubatore, chiamiamolo, di queste app eh, da condividere fosse eh, u italia quindi la repository di u italia dove... Marco, ad esempio, la parte che aveva sviluppato Marcello l'ha portata nella 14, nella 16 per gestire le chiusure del magazzino, che se uno ha il magazzino fiscale deve avere questo modulo, no? Quindi vuol dire che se noi non abbiamo questo modulo, non forniamo un IRP per un'azienda media, vuol dire che possiamo solo dedicarci a piccole aziende alla fine, no? Com'è possibile? Oggi è ancora così, sono passati anni, noi ormai che lavoriamo su due sono quanti? 8 anni e siamo ancora lì che ci giriamo attorno, no? E comunque Marco, lui ha fatto il suo sforzo e l'ha pubblicato nel suo repository di dinamiche aziendali, eccetera. Io direi che eh, sarebbe da cercare un po' di convogliare queste cose magari su o Italia, perché non proponiamo o Italia come un ambiente dove da lì poi va in OCA, o va, perché io, nella mia esperienza personale con Battistini abbiamo fatto il visualizzatore 3D eh, su OCA. Esatto. Però per portare e fare le PR sulle versioni successive ho fatto fatica, ho messo persone, perché io ho detto, io non sono un tecnico per fare le PR bravissimo. ho messo qualcuno che, e nonostante ciò, tanti, tanti freni tanti, passano sei mesi, passano due anni e ancora la PR è lì che gira. No? Allora io dico, o c'è un problema di OCA... O c'è cioè, un qualcosa che noi dobbiamo fare perché le cose siano più semplici. Cioè, non può essere che uno utilizza da clienti in maniera eh, effettiva dei, delle, delle soluzioni che funzionano e o se per qualche virgola per qualche cosa ancora te le lascia lì a, a per mesi o anni a girare attorno, io ho diverse PR che stanno lì e che girano. Eh, e dico: beh, facciamo allora un incubatore o qualcosa di modo che io do la disponibilità che uno può installarsi eh, su Duitalia Italia qualcosa, sappiamo che non è perfetta, però magari è un incubatore che poi in qualche modo c'è cioè qualcuno, magari il presidente di Duitalia eh, incentiva no, non questo Non le approvano processo, a me le PR, figurati se c'è. Cioè. Questo processo di, 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 di merge, qualcuno lo chiama profumo di merge, qualcuno lo chiama... Il sono profumo, ormai, di, mer no. profumo <ride> di merge, profumo <no>. di merce. Però, però <ride> dico, eh, dobbiamo fare qualcosa, no? Io, allora, io ho buttato un'idea un po' così, però eh, io non credo che sia un problema di luogo fisicamente dove andiamo a fare questo tipo di mestiere. È più un misto di situazioni di volontà, metodo e approccio che si va a utilizzare. Perché nel corso di questo, diciamo, lungo decennio. No? Le situazioni che più spesso mi si sono eh, presentate di fronte di persone che mi hanno contattato, e dice: eh, Ma quella PR, eh, Roberto, uno a caso, spesso mi chiama. Ok, noi in qualche modo veicoliamo un messaggio, un obiettivo, cerchiamo di far crescere lo spirito di, di squadra, però poi ognuno ci deve mettere il proprio impegno, impegno che parte nel comprendere la metodologia di OCA che noi abbiamo sposato per primi, perché inizialmente il nostro repository quando eravamo sul launchpad era Open Italia, nostro punto, poi siamo entrati a far parte di OCA, quindi OCA slash Italy, per cui ci siamo dovuti adattare, ma questo per una garanzia di qualità sul codice. Però mi rendo conto che c'è un problema, c'è un ostacolo, soprattutto iniziale per chi si avvicina a questo, a questo mondo. A maggior ragione se un'azienda proviene da un sistema proprietario dove tu hai una casa madre che ti rilascia gli, gli sviluppi classici, team system, zucchetti. Certo. E, e via dicendo che hanno un metodo completamente diverso. Per cui bisogna cambiare approccio e metterci dell'energia iniziale. Poi domani poi ci saranno anche alcuni talk di, di OCA eh, in cui si parlerà proprio dalla, del modo di contribuire, di, di come si va avanti su questi aspetti, ma bisogna metterci dell'impegno. Quindi il, il problema non è il luogo, come dire, fisico in cui... Perché l'associazione si può fare tranquillamente da portavoce in questo... Anzi, cioè, noi ci spendiamo anche in questo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, mi sembra... Fondamentalmente eh, credo è che... sicuramente una questione di, di il... volontà, appunto, di, di, di metodo, di comprendere che le iniziative solitarie non fanno bene a nessuno. Si reinventa spesso la ruota. C'è un qualcosa, c'è un modulo che già fa un qualcosa, perché devo rifarlo io? Permetterci il mio nome? Cioè, Tanto vale sfruttare quello che c'è già perché ne parlavo prima con, 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 Gian, con Gianmarco. C'è una complessità incredibile nella gestione dei progetti, in sì. quello che i clienti chiedono, e se ogni volta si continua a voler per, perché si pensa che sia un'opportunità, come una sfida da un punto di vista di sviluppo, finché si continua a rifare un qualcosa che già c'è purtroppo la, la, la o, complessità o non diminuisce o per la paura di perdere un vantaggio comunque perderesti comunque in ogni caso perché se tu vai solo in una direzione devi essere in grado anche di continuare a perseguire quella, quella direzione ed è un po' quello che dicevo prima nel senso se qualcuno l'ha fatto prima di me ha incontrato prima di me determinate difficoltà e quindi è già più avanti rispetto a me quindi che senso ha che io ricominci a fare un qualcosa quando qualcuno è già più avanti di me se ne parla, si cerca di migliorare si contribuisce e insieme si esce fuori con un qualcosa di... Esatto. ma okay. noi abbiamo degli, degli esempi importanti oltre al discorso del magazzino le ricevute bancarie, il modulo cespiti tante cose che sono cresciute proprio con questo spirito senza avere paura di perdere esatto. il vantaggio competitivo Va bene, io ti ringrazio, Grazie è stato un piacere rivederti in questa nuova veste.